Kuwait, 2 agosto. Il Kuwait ha annunciato oggi che truppe irachene sono sconfinate nel suo territorio, occupando varie zone vicino alla frontiera. I 20.000 soldati kuwaitiani non hanno potuto resistere che poche ore contro un nemico 5 volte superiore e ben presto il popolo del Kuwait ha dovuto sottomettersi all'aggressore iracheno. Immediata, unanime, la condanna del mondo intero per l'occupazione. Una protesta che poche ore dopo l'aggressione si concretizza nella decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che approva all'unanimità la risoluzione 660 con la quale condanna l'invasione ed esige il ritiro immediato di tutte le forze irachene dal Kuwait. Gli Stati Uniti iniziano a rischierare forze militari nel Golfo mentre il presidente Bush avvia le consultazioni con gli alleati che porteranno alla costituzione dell'imponente coalizione politico-militare anti-Saddam. Oltre 30 paesi, 720.000 uomini su terra con 3.500 carri armati e 2.300 aerei da combattimento. Sul mare, circa 100.000 uomini distribuiti su 210 unità. L'Italia, schierata con le decisioni dell'ONU, partecipa all'embargo inviando proprie unità navali nel Golfo. La tensione è molto forte. La commozione che normalmente accompagna gli abbracci tra chi parte e chi resta particolarmente intensa. L'invasione del Kuwait è divenuta una realtà. A seguito dell'aumentato impegno per risolvere la crisi del Golfo, il governo italiano annuncia il 14 settembre che 8 Tornado saranno rischierati nella zona del Golfo. Il 25 settembre a Gioia del Colle tutto è pronto per la partenza del nostro contingente aereo. 8 Tornado del 6º, 36esimo e 50esimo stormo, più 2 velivoli C-130 della 46esima brigata aerea, stanno per decollare per raggiungere la base di Al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti, sede del neocostituito reparto di volo autonomo dell'aeronautica militare. La partenza è preceduta da una breve cerimonia di commiato, durante la quale il capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare, generale Stelio Nardini, consegna la bandiera di guerra al comandante dell'unità, colonnello Mario Rettiti. Nello svolgimento dell'operazione Locusta si è rivelata di estrema utilità la notevole esperienza acquisita dall'aeronautica militare in precedenti missioni all'estero, come le esercitazioni America 87 e Red Flag, svoltesi rispettivamente sulle basi statunitensi di Selfridge nel Michigan e di Nellis nel Nevada, nel corso delle quali sono state ulteriormente perfezionate le procedure per lo svolgimento di missioni combinate con velivoli da combattimento di altre forze aeree e si è sensibilmente accresciuta la capacità di rischierare velivoli su basi situate a grandi distanze dalle sedi abituali, ricorrendo a lunghi voli di trasferimento e, di conseguenza, a rifornimento in volo. I nostri velivoli si sono confrontati con un campionario quasi completo dei principali aerei da combattimento in uso presso le aeronautiche degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Repubblica Federale di Germania, di Singapore. La complessa operazione Red Flag si è rivelata un'utilissima forma di addestramento e ha permesso di sperimentare tecniche e tattiche d'impiego in uno scenario geograficamente e operativamente non abituale, insieme a reparti alleati per il raggiungimento di finalità comuni. L'aeronautica militare italiana ha potuto dunque dare la reale capacità della struttura logistica della forza armata nel supportare l'attività operativa a notevole distanza dalle basi madri.
La missione tipo di un velivolo Tornado consisteva in avvicinamento verso l'obiettivo, eventuale rifornimento in volo, ingaggi dei velivoli intercettori, attacco dell'obiettivo, ritorno verso la base con possibile nuovo ingaggio da parte degli intercettori. Lungo il percorso e sull'obiettivo sono stati dislocati i sistemi che simulavano con molto realismo la difesa contraerea. Tutto il volo, monitorizzato da terra su una superficie di circa 70 miglia per 50, ha consentito un'accurata valutazione dell'efficacia delle tecniche adottate e delle manovre effettuate. Sono state svolte anche missioni a fuoco con armamento reale e con l'utilizzazione di apparati di autoprotezione ottenuta con l'uso di chaff e flares e ingannatori elettronici. Questo è dunque il background dei piloti e degli specialisti italiani che hanno partecipato all'operazione Locusta, con il compito iniziale di concorso e appoggio diretto e indiretto alle unità del 20° gruppo navale della Marina Militare. La missione dell'aeronautica militare inviata nel Golfo Persico opera presso il distaccamento di Al Dhafra, una base aerea nell'Emirato di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. In pochissimo tempo i nostri militari sono riusciti ad attivare un autonomo complesso logistico, la base Locusta, con tende container per 300 persone in area desertica, priva di luce, di acqua e di opere di urbanizzazione primaria. In breve, la vita e l'attività operativa al villaggio Locusta, nonostante l'ambiente desertico, non certo agevole, riesce a svolgersi con efficienza nel soddisfacimento di esigenze di natura diversa. Il 29 novembre 1990. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva la risoluzione numero 678 che autorizza l'uso della forza nel caso in cui l'Iraq non si ritiri dal Kuwait entro la mezzanotte del 15 gennaio 1991. È l'ultimatum. Siamo a Natale. I continui tentativi di risolvere pacificamente la questione sono falliti, eppure la speranza che unisce nella preghiera i piloti e i loro familiari e idealmente al mondo intero è ancora viva. È la stessa voglia di pace espressa nelle letterine di solidarietà spedite ai piloti italiani dai bambini di ogni parte d'Italia. Cari soldati connazionali, tutta l'Italia è attaccata alla TV per vedere cosa accade nel Golfo Persico. Noi siamo due bambini di Monteforte. Questa mattina in chiesa abbiamo pregato per voi. Speriamo che voi possiate tornare presto in Italia con le vostre famiglie, perché per i genitori deve essere terribile avere un figlio lontano da loro. Quando tornate siete invitati a pranzo, a turno però, se no mamma impazzisce. La tensione internazionale si acuisce e il 6 gennaio 6 RF-104 del 28° gruppo del terzo stormo di Villafranca decollano alla volta della base NATO di Herak in Turchia, nella quale sono state rischierate le forze mobili alleate in previsione del possibile coinvolgimento della Turchia in un eventuale conflitto nel Golfo. Ho una dichiarazione da parte del Presidente degli Stati Uniti. La liberazione del Kuwait è iniziata. Abbiamo iniziato un attacco militare contro l'Iraq per la liberazione del Kuwait. Questi attacchi continuano mentre sto parlando. È guerra. Le prime bombe degli americani hanno colpito Baghdad alle 2:40 del 16 gennaio. Cosa accade in questo momento per le nostre truppe schierate nel Golfo Persico? Ma noi abbiamo mezzi aerei e navali. Questi non entrano in attività fino a quando il Parlamento non ha assunto le decisioni che il governo ha presentato in Parlamento.
scatta anche l'operazione Locusta, che vedrà l'Italia impegnata al fianco degli alleati in piena adesione alla risoluzione numero 678, confermata dal governo e ratificata dal Parlamento. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, velivoli da combattimento dell'aeronautica militare sono impegnati in una missione operativa fuori del territorio nazionale. Per la prima volta da quando i Tornado italiani sono giunti alla base aerea di Aldafra, i preparativi dei velivoli, di tutto l'apparato bellico, non rappresentano uno dei tanti momenti addestrativi della giornata, ma preludono ad una reale missione d'attacco, nell'ambito di un'operazione congiunta con le forze multinazionali coordinata dal centro di Riyadh. È il tramonto. Un tramonto tranquillo, un sole tenero dopo il maltempo del giorno precedente. Il ritorno alla realtà è stato brusco e i 10 Tornado parcheggiati sulla pista in mezzo al deserto sembrano sapere che, fra non molto, i loro piloti metteranno in pratica per la prima volta anni e anni di teoria e di addestramento. Alcuni F-16 americani partono per una nuova missione. Tra poche ore sarà la volta dei nostri Tornado per quella che, per fatalità, sarà la sola sortita in cui verrà abbattuto, dopo aver raggiunto l'obiettivo, un velivolo italiano, l'unico di una formazione di 48 aerei alleati che quella notte sia riuscito a completare il rifornimento in volo. Nella registrazione che segue, tratta dal crash recorder, ascoltiamo le voci reali del pilota maggiore Bellini e del navigatore capitano Cocciolone durante quelle fasi drammatiche. Stiamo rifornendo, soldato. Madonna, non riesco neanche a tenere dritto. Non ho mai visto una roba del genere. Ok, dopo vediamo. Con prua 294. Ok, il quake city è ancora acceso, meno male. Ah? Mi era venuto la sintoma che non ci fosse nessuno a quel sito. Ok, ci siamo, via. Mike, 2 miglia. Poi vediamo inbound, al target, 276. Ok. Ok? 1 miglio, 276 dopo? Sì, 276. Ok, mi vado già subito. Ok, comincia a andare, vai. Ok, commissa. Ok, okay, andate. Andate. Via. Butta via le taniche, butta via le taniche. Ok. Danzate. 500 piedi, metti basso, 400 piedi. Allora, ok, 200 piedi, stabilizzati così. 200 piedi, ok, sei inbound, vai così. Rivella, livella, livella. Rivella. Ok, vai. Vai basso, 200 piedi, tutta canna. Così, le tali che le buttate. Ok, tutta canna. Giaffa, giaffa. Sto ciaffando, vai. Vai, vai così. Passa al massimo! Sto fando, tutta canna. Vai più, tutti i motori sono ancora buoni. 130 piedi, 120, vai così. E dentro, dentro! Ho detto che non ci è ancora dato modo di sapere i motivi, dove è successo e perché è successo. E quindi non sappiamo se è precipitato, se è stato abbattuto. Sarebbe, credo, riduttivo ritenere che si accetti di partecipare a un'operazione del genere con la presunzione, perché allora sarebbe tale di dire tanto io sono invulnerabile. Mi chiamo Maurizio Cocciolone, sono capitano dell'aeronautica italiana. Se
sebbene la prima missione bellica dell'aviazione italiana dopo 45 anni di pace non si sia conclusa felicemente, la consapevolezza che tutto fosse stato preparato con cura, che ogni manovra, compresa quella del rifornimento, fosse stata provata e riprovata, programmata nei minimi dettagli, che in definitiva lo standard professionale degli equipaggi e degli specialisti fosse assai elevato, ha fatto sì che l'impegno che ha accompagnato la preparazione, ancor più puntigliosa, della seconda missione fosse portata a termine positivamente, come tutte le successive e secondo una collaudatissima programmazione. Si studiano e si assegnano gli obiettivi, vengono analizzate tutte le possibili varianti del volo. La tensione c'è, non si possono prevedere gli sviluppi della guerra, ma questi piloti sono consapevoli di aver scelto una professione che può chiedere anche di sacrificare la propria vita per onorare il giuramento prestato. I Tornado sono pronti a ritornare in azione. L'obiettivo primario delle forze della coalizione è il conseguimento del dominio dell'aria, da ottenere attraverso la distruzione a terra e in volo dell'aviazione nemica. In quest'ottica, il Tornado, in dotazione anche all'aviazione inglese e saudita, si è dimostrato uno dei velivoli più adatti, per caratteristiche e capacità, ad arginare in breve tempo la resistenza irachena. I Tornado impegnati nell'operazione Locusta hanno subito modifiche tecniche tali da consentirne un impiego ottimale e in completa sicurezza in ambiente desertico. La modifica più evidente, oltre a quella ai compressori per evitare i danni provocati dalla sabbia, è la nuova livrea mimetica giallo-sabbia applicata alla superficie superiore. Le missioni d'attacco dei velivoli italiani nel Golfo affiancano quelli degli alleati delle forze di coalizione. I Tornado italiani hanno dovuto affidarsi in ogni missione ai rifornimenti in volo. Questo tipo di manovra era resa necessaria anche per non essere penalizzati nell'armamento trasportabile. La gamma di armi che i Tornado possono trasportare è vasta e tale da coprire qualsiasi tipo di esigenza su ogni teatro operativo. Si tratta di bombe a caduta libera e frenata e a submunizioni, di due missili a guida infrarossa per autodifesa e di due cannoni con 180 colpi da 27 mm per arma. Inoltre è dotato di due missili antinave Cormoran. La distruzione dei centri di comando, dei bunker e degli aeroporti, di strade, rampe di missili, ponti e ferrovie, ha compromesso abbastanza rapidamente la possibilità di un efficace supporto e rifornimento alle truppe irachene in Kuwait. Uno degli aspetti più spettacolari dello sforzo logistico espresso dalla forza multinazionale è stato l'impiego massiccio dei tanker, una cinquantina, considerati i veri moltiplicatori della forza aerea alleata nel Golfo. Le doti di volo a bassissima quota hanno consentito ai Tornado di sfuggire più facilmente all'intercettazione nemica, costretta ad una difficile opera di discriminazione dei segnali. L'esito positivo di tutte queste missioni riportano l'ottimismo alla base Locusta, mentre proseguono senza soste le azioni per accertare le sorti del maggiore Bellini ed acquisire ulteriori informazioni sul capitano Cocciolone. La missione dei velivoli italiani nel Golfo è affiancata da un folto gruppo di personale tecnico e di supporto indispensabile per attivare il distaccamento dell'aeronautica militare. Così come è stata impiegata una vasta gamma di velivoli C-130, G-222, D-19 e Falcon 50 per trasportare uomini e materiali. A
circa 40 giorni dall'inizio delle ostilità, i tornado italiani, in coordinamento con i velivoli alleati, hanno portato a termine 226 sortite di guerra, una serie di operazioni aeree contro obiettivi militari iracheni, centri di comunicazioni, depositi di munizioni e carburanti, postazioni di difesa antiaerea e contro contingenti di forze corazzate e unità speciali per la guerra chimica, nel quadro di una campagna tesa a disarticolare totalmente il dispositivo militare iracheno. La nostra è stata una partecipazione che a un bilancio finale si è rivelata di estrema efficacia per la professionalità e la determinazione del personale aeronautico. Tutti, dai comandanti ai piloti dei Tornado a quelli degli RF-104 rischierati in Turchia, agli equipaggi dei velivoli da trasporto, agli specialisti, hanno dato il meglio di sé e si sono rivelati pienamente rispondenti alle esigenze di vicende drammatiche che, per quanto inattese, indesiderate e temute, non li hanno trovati impreparati. Un altro rientro. Ancora una volta nei visi degli specialisti si legge l'ansia dell'attesa. Solo il ritorno di tutti i Tornado dalle missioni d'attacco può dare un senso compiuto alle giornate più faticose e complesse che questi uomini abbiano mai vissuto durante la loro attività. Dopo 42 giorni quasi ininterrotti di missioni impegnative per complessive 588 ore di volo di guerra, sui visi di tutti prevale ormai l'ottimismo e il sorriso ed è sempre viva la speranza che il maggiore Bellini sia vivo. Dopo la tensione dei primi giorni, la serenità è tornata tra i nostri piloti chiamati a compiere il loro dovere per la riaffermazione del diritto internazionale e il ristabilimento della pace. Sono stati giorni duri, un'esperienza certamente indimenticabile, che ha contribuito a confermare quei vincoli di amicizia, di stima e rispetto reciproco che da sempre contraddistinguono il modo di vivere e la cultura dei piloti e di tutto il personale aeronautico. Come dicevamo, sembra finita. Da un'ora non si combatte. Il 28 febbraio cessano le operazioni aeree in conseguenza dell'accettazione da parte dell'Iraq di tutte le risoluzioni ONU relative alla crisi in atto e per l'Italia la conclusione positiva del conflitto significa anche il rientro in patria del maggiore Bellini e del capitano Cocciolone. È il 15 marzo e i velivoli italiani lasciano la base Locusta per rientrare in Italia, a Gioia del Colle. All'arrivo, una folla commossa li attende. Le più alte autorità militari, gli amici e i parenti, tutti sono venuti a testimoniare affetto e simpatia per questi uomini che, con senso del dovere, grande professionalità e saldezza morale, hanno offerto un'immagine dell'aviazione militare in linea con le più nobili tradizioni aeronautiche italiane.
e il sentito ringraziamento da parte di tutti gli italiani giunge ai nostri piloti attraverso le più alte autorità presenti ad accogliere gli equipaggi impegnati nel Golfo. Tacciono le armi, finalmente. È l'ora della pace, dei sorrisi, degli abbracci, del ritorno in famiglia, del ritrovarsi dei figli con i padri, nel comune doloroso ricordo di un'esperienza, quella della guerra, che non si sarebbe voluta ripetere mai più. Domani si riprenderà a volare con rinnovato fervore e con la consapevolezza del dovere compiuto. Cari piloti, siamo i bambini della prima B della scuola elementare di via Cilea di Sassari. Vi scriviamo perché vi vogliamo bene. Vi mandiamo tanti baci e una poesia che abbiamo composto per voi. Piloti italiani, sugli aerei d'argento, coraggiosi piloti, volano nel nostro cuore per vincere la pace sulla guerra.